Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale con le news della settimana. Come vedete sono nella stanza Star Wars, una location inusuale per la rubrica delle news su questo canale, ma sono qui per celebrare insieme a voi lo Star Wars Day, che è appena passato per voi che vedete il video, il 4 di maggio come ogni anno. E come ogni anno è stato ricco di iniziative, news, annunci, anche e soprattutto per quanto riguarda quello che trattiamo su questo canale, ovvero le action doll in 1 a 6 e in particolare Hot Toys. A me lo Star Wars Day ha portato anche l'influenza, infatti scusate un po' la voce da orco, la voce un po' raffreddata, però non perdiamo molto tempo, andiamo a vedere subito che cosa ha avuto da offrire Hot Toys per questa settimana. Sono sul sito di Sideshow questa volta perché lo trovo sempre un po' più completo, soprattutto quando gli annunci sono freschi freschi. E abbiamo ovviamente lo slogan del 4 di maggio con vari sconti e quant'altro, quindi questa è una cosa anche molto carina. Poi, intanto possiamo vedere le statue che sono. Non ci occupiamo di statue sul canale, però un'occhiatina gliela possiamo dare di Captain Rex, Obi-Wan Mythos e l'Imperial Commando, che sembrano davvero fatte bene. Quindi, se volete, date un'occhiata, ragazzi, e non vorrei soffermarmi tanto a lungo su questo. Stessa cosa per il preordine della statua di Mace Windu, a cui ho dato un'occhiata ed è bellissima, ragazzi. Quindi, se siete appassionati di statue, perché no? E poi veniamo agli annunci più polposi, più croccanti, che sono quelli di Darth Maul, Luke Skywalker tratto da Dark Empire, quindi dal fumetto, dal comic, e lo Shadow Trooper, e invece una news un po' più marginale che è la versione dorata del clone. Cominciamo proprio da questo, il Clone Trooper Gold Chrome Version, che è un'edizione limitata sempre per quanto riguarda l'evento che è in corso ad Hong Kong per il Dark Side, che non è altro appunto che quanto già abbiamo visto in altre occasioni per altri eventi di Hot Toys, ovviamente un'esclusiva Hot Toys. Si tratta del clone anziché cromato dorato. Abbiamo già visto un'altra edizione limitata la settimana scorsa per quanto riguarda il Comandante Cody, versione cromata in quel caso. E qui invece abbiamo il clone, ovviamente con l'elmo intercambiabile tra fase 1 e fase 2. E possiamo vedere che si tratta del Movie Masterpiece 735. Solite cose, ragazzi, quindi c'è come accessorio abbiamo la solita pistola blaster, il fucile blaster, limitato a 2500 copie soltanto per mercati selezionati come al solito. Sapete quanto non ami queste cose in particolare, però è sempre molto interessante avere qualche clone con una colorazione diversa, magari appunto per eventi particolari. Quindi è molto carino, niente di particolare, è già stato rilasciato da parte di Hot Toys ovviamente per i suoi mercati e il prezzo è anche abbordabile, almeno per il mercato orientale, e si tratta di 249-250 euro. Bene. Poi, per quanto riguarda invece il secondo annuncio, che secondo me è un po' più interessante, ma stiamo parlando sempre dell'ennesimo riciclo, quindi niente di particolare, è lo Shadow Trooper. Shadow Trooper, abbiamo visto settimana scorsa il rilascio dello Stormtrooper con il background della Morte Nera, praticamente illuminabile che si illumina a LED. In questo caso non abbiamo altro che una sorta di riciclo dell'uscita scorsa, quindi uno Shadow Trooper, uno Stormtrooper nero, se così vogliamo definirlo, ragazzi, semplificando, e anche in questo caso abbiamo il backdrop, quindi lo sfondo della Morte Nera che questa volta si illumina di rosso. Quindi già sapete cosa penso di queste cose. In questo caso, se non mi sbaglio, non stiamo parlando di un'edizione limitata, quindi una vera e propria release aperta a tutti. Non mi soffermerò tanto su questo, ragazzi, perché potete vedere diverse foto anche sul sito e è figo, molto figo, cioè mi piace, sapete, tutto ciò che è black, che è lato oscuro, insomma, mi attira parecchio, però nulla di particolare, esatto. Cioè, 230 tra l'altro, 230 il prezzo,
sempre per il mercato orientale, vi ripeto, però abbastanza interessante, dai. Poi vediamo invece alla ciccia. La ciccia consiste in Luke Skywalker tratto dal Dark Empire, che è il fumetto collocato dopo la spoiler, morte di Darth Vader. E non ho letto il fumetto, ragazzi, quindi mi sono solo informato sul fumetto. È un Luke veramente figo, cioè a me piace tanto. Piace tanto, sarà disponibile in tre edizioni, che sono edizione Collector, che sarebbe una sorta di edizione normale, speciale e Artisan. Quindi anche in questo caso viene introdotta l'Artisan. Artisan sempre in edizione limitata. Parliamo di 268,60 per il Luke normale Special Edition, che vi dirò fra poco in cosa consiste. L'Artisan invece ovviamente costerà di più, 412,50 sempre per il mercato orientale. L'Artisan, per chi non lo sapesse, consiste nell'avere, l'unica differenza consiste nell'avere i capelli impiantati, quindi capelli innestati in cotone sostanzialmente. Per il resto dovrebbe essere tutto uguale. Stiamo parlando per la Artisan di un'edizione limitata a 3.500 pezzi, che sarà disponibile solo per i mercati orientali, mercati selezionati, quindi nella maggior parte dei casi parliamo di mercato orientale. Adesso vi faccio vedere qualche immagine più dettagliata però sul sito di Star Wars. Qui abbiamo intanto Darth Maul. Questo è il Luke Skywalker, che secondo me è bellissimo, ha un taglio di capelli un po' più, diciamo, più voluminoso, più mosso rispetto ad esempio, guardate che bello, anche questi in plastica sono resi davvero benissimo. E il volto, molti hanno detto non è molto somigliante, invece io più lo guardo, più mi ricorda Luke. E quindi è molto figo, secondo me. Con queste fattezze un po' lato scuro, come abbiamo visto anche in The Mandalorian, e a me piace tantissimo. Non penso, ragazzi, che lo preordinerò, probabilmente mi scapperà. Già ho quello di The Mandalorian, ho diversi Luke, non sono, come vi dicevo, non ho letto il fumetto, una mia mancanza che devo, ovviamente, a cui devo rimediare, ma comunque non credo che io personalmente lo preordinerò. Perché, appunto, come vi dicevo, ne ho già diversi, ovviamente occhi che possono essere ruotati a piacimento. E qui Hot Toys ci tiene a farci sapere come sia stata in qualche modo implementata il vestito di nylon, insomma, la parte che vediamo anche, per esempio, in Darth Vader. Qui più o meno quello che sarà disponibile all'interno della scatola, quindi gli occhi ruotabili, due spade laser, una verde e una rossa, alimentate via USB, una basetta diversa da quanto abbiamo visto di solito, quindi finalmente ha introdotto un nuovo stile di basette, staremo a vedere come saranno. E niente, poco altro, insomma, questo è. Per quanto riguarda invece le edizioni, l'edizione speciale di cui parlavamo, come abbiamo visto anche in altri annunci, stiamo parlando dell'esclusiva, il gettone esclusivo, la moneta che si può trovare sia nella colorazione rossa che in quella per l'evento Dark Side, sia in quella dorata per la Special Edition. Io questa cosa non la capisco tantissimo, però per chi voglia collezionare anche queste monete è sempre un qualcosina in più. L'Artisan Edition, come vi dicevo, limitata a 3.500 pezzi, vediamo se c'è una foto. Comunque sono molto simili, come vedete, però questi sono capelli innestati. E nulla, raga. Le Artisan, come sappiamo, sono sempre molto limitate, molto fighe, ma purtroppo per quanto mi riguarda ancora il prezzo non vale, il gioco non vale la candela, quindi per me resteranno lì. Poi il pezzo forte invece, pezzo forte per quanto mi riguarda almeno, è Darth Maul nella sua versione praticamente 2.0. Tratta sempre dalla minaccia fantasma. E qui, raga, che vi devo dire? È fantastico, cioè è stato fatto un lavoro eccellente secondo me,
che va a migliorare ulteriormente quello che era il Darth Maul che era uscito precedentemente. Darth Maul che è in mio possesso e tra l'altro è una delle mie doll preferite, se non la mia preferita. E quando si pensa appunto che sia perfetta una doll, poi qualche anno dopo arriva sempre la sua versione upgradata, e questo è il caso. Adesso non so per quale motivo Hot Toys non mi faccia scorrere le immagini, come sempre il sito di Hot Toys, ragazzi, è veramente pessimo, pesantissimo e pessimo per fare soprattutto queste cose, quindi intanto mi scuso. Sarà disponibile comunque Darth Maul nella sua versione, come sempre, versione normale, diciamo standard, versione special edition, versione speciale con il gettone dorato, con lo speeder o senza speeder, anche qui versione standard con lo speeder, versione speciale con lo speeder sempre. Un po' di confusione, però per intenderci, versione normale, quindi senza speeder, seat speeder, e versione speciale, e invece versione deluxe, chiamiamola così, con lo speeder, anche quello con la moneta. Vabbè, spero di essermi spiegato bene. Abbiamo gli stessi accessori che avevamo anche nella DX, oddio, cos'era la DX 16? Forse mi sbaglio, raga. La versione precedente di Maul. Diversi accessori. Finalmente il vestito è completamente cablato, anche se questa cosa c'era anche nella versione precedente. Spada alimentata a USB, quindi a cavo. E c'era una foto, guardate intanto l'head sculpt, raga, che è fenomenale, è bellissimo. C'era un confronto con la versione precedente. Qui vediamo entrambi gli head sculpt, eccola qui, DX16, mi ricordavo, no, 17, ok. Mi ricordavo bene. Questa è la versione che ho anche io in collezione, praticamente come vedete proprio la forma del viso è più snella, ok, più allungata e più veritiera, molto più simile al Darth Maul che vediamo nella Minaccia Fantasma. Che per me, secondo me, vi dico, la DX16 e 17 erano già perfette in questo modo, ma vedendole a confronto appunto si vede comunque il passo in avanti che è stato fatto. E quindi niente ragazzi, questo ovviamente sarà mio come ogni Darth Maul, uno dei miei personaggi preferiti, e quindi dovrà entrare in collezione. Anche in questo caso abbiamo appunto la versione, vi dicevo, una versione deluxe, la versione normale veniva 2,73 mercato orientale. Invece quella con lo speeder stiamo parlando di 388. Vi spoilero qualche prezzo che vedremo in Italia. Per quanto riguarda Luke normale parliamo di all'incirca 310-320 euro, stessa cosa per il Darth Maul standard, quindi senza lo speeder, mentre stiamo parlando intorno ai 430-450 per quanto riguarda la versione con lo speeder. Più o meno, quindi una settantina di euro in più rispetto al preordine asiatico. Per lo speeder l'abbiamo già visto anche nella DX17, qui sembra illuminato con appunto c'è una basetta che deve essere molto grande, di cui già vi dico che non mi piace il motivo desertico, però va bene così. È illuminata, è alta 11 pollici e mezzo circa, e comunque è una gran figata. Io non credo di prendere questa con la seat speeder soltanto per una questione di spazio, perché mi occuperebbe troppo spazio in collezione. Però per quanto di voi vogliano appunto il Maul definitivo, perché questo credo che lo sia, poi fra 5 anni ne uscirà magari un altro e sarà ancora meglio, non vedo come, non vedo in cosa potrebbe migliorare. Ma per quanti vogliono quello definitivo, quindi questa è la scelta più giusta, il Maul completo con il seat speeder. Detto questo ragazzi, fatemi come sempre sapere che cosa ne pensate di quello che vi ho detto, di queste nuove release, cosa voi preordinerete. Un salto veloce sul Colosso dei Nerd, che ha aggiunto un botto di roba figa, a parte il preordine di Starkiller e Revan, che come vedete vengono 310 euro, quindi i prezzi più competitivi sul mercato.
Poi il colosso ci dà anche la possibilità di averli entrambi in bundle, risparmiando ulteriormente, quindi 600 per entrambi. Pre-order delle Sage Figuarts di Super Android 17, poi una serie di statue legate a Jurassic Park, Indiana Jones, che sono secondo me fantastiche, così come questa 1 a 10 dell'Urukai, del Signore degli Anelli, bellissima. Legata a Spider-Man 2, il gioco PS5 della Marvel, abbiamo questa Diamond Select con diorama, 75 euro secondo me è bellissima, un'altezza se non mi sbaglio di una trentina di centimetri, 29-30 centimetri, bellissima. E il pezzo forte su cui voglio soffermarmi, raga, è questa Blitzway, statua di Scarface. Abbiamo già visto quella di Rocky una settimana fa o qualche settimana fa, adesso non ricordo. E stiamo parlando di un vero e proprio capolavoro, Tony Montana, per chi di voi non lo conoscesse, è l'assoluto protagonista ovviamente di Scarface, un film cult dell'83, che è bellissimo. Io sono cresciuto con questa roba qui, una statua 1 a 4 di una qualità eccelsa, secondo me, e ad un prezzo veramente super accessibile, quindi per quanti di voi siano interessati, ragazzi, sapete anche che io ho la collaborazione col Colosso, quindi potete anche risparmiarci ulteriormente se lo contattate. Detto questo, raga, io vi saluto, spero che questa settimana vi sia andata bene, vi siano piaciuti tutti gli annunci, mi sono prolungato un po' troppo, vi chiedo scusa, spero che tutto quello che vi abbia detto sia stato chiaro, perché l'influenza mi sta dando anche alla testa. Detto questo, fatevi come sempre sapere che cosa pensate di questi annunci, se vi sono piaciuti, cosa preordinerete, mi raccomando raga, Darth Maul, prendetelo, e che vedevo di, basta così, ci vediamo come sempre all'unboxing di giovedì e a tutti gli altri contenuti, piccoli short, piccoli video durante la settimana. Raga, io vi saluto, ancora buona domenica e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!